Buon pomeriggio, bentrovati per l'edizione delle 15 del nostro telegiornale. Anche oggi, come ogni giorno, avremo la possibilità di seguire le notizie arrivate in queste ore in redazione, ma soprattutto avremo il piacere di poter conversare con un ospite che vi presento subito. Si tratta di Don Marco Gambardella. Benvenuto Don Marco. Buonasera. Don Marco è della comunità missionaria di Villaregia ed è qui con noi perché c'è un evento che ci aspetta proprio all'inizio di questo fine settimana. Esattamente, sabato sera a Villaregia avremo la possibilità di rioffrire a tutti un momento di preghiera missionaria legato alla Via Crucis, la Via Crucis vivente, ormai è la 16ª edizione. Il tema è Togliete la pietra. Allora, abbiamo già dato alcuni spunti molto interessanti, abbiamo detto che sabato a Villaregia c'è la possibilità di partecipare a questa rappresentazione estremamente suggestiva, estremamente collaudata perché ormai sono tantissime le edizioni. Vi abbiamo dato un tema che è Togliete la pietra, cercheremo di capire anche che messaggio vuol passare attraverso questa frase in apparenza così semplice, Padre Marco, e daremo tante altre informazioni utili sulla Via Crucis che potrete comunque trovare anche sul sito della comunità missionaria di Villaregia, che è www.cmv.it. Allora, intanto io tolgo la parola a Padre Marco, che si prepara, perché di cose da dire ce ne sono moltissime. Noi invece vediamo quali sono le notizie arrivate in redazione. Sono tre uomini e una donna di età compresa tra i 19 e i 30 anni in Rumenia, arrestati a Schio nel corso di un'operazione scattata ieri sera nell'ambito delle indagini tese a contrastare i furti che ultimamente hanno interessato le attività commerciali in numerosi negozi della zona industriale scledense. Bloccati a bordo di due automobili, i rumeni sono stati trovati in possesso di scarpe e attrezzature per carpenteria. Secondo i militari, i quattro e l'area furtiva stavano prendendo la strada per la Romania nonostante due dei fermati, un uomo e una donna, fossero sottoposti all'obbligo della firma nella stazione dei carabinieri dopo la loro scarcerazione per un precedente furto. Ed è stata l'intuizione di un militare a far scattare le indagini dopo che la coppia aveva chiesto informazioni allo stesso carabiniere su cosa avrebbero dovuto fare per ottenere la revoca del provvedimento. Da quel momento la coppia è stata seguita fino al nuovo arresto di ieri. E quattro rumeni sono stati arrestati anche dai carabinieri di San Martino Buonalbergo nel Veronese con l'accusa di truffa, ricettazione, clonazione di carte di credito e falsificazione di documenti. I quattro, due uomini e due donne, sono stati bloccati nel centro commerciale Le Corti Venete, dove le due coppie avevano agito separatamente in due diversi giorni dopo essere arrivati assieme dalla Romania all'aeroporto di Venezia. Insospettito da una transazione negata, un negoziante ha avvisato i carabinieri che hanno fatto scattare i controlli filmando anche le due coppie. I militari hanno recuperato merce, soprattutto telefoni cellulari e apparecchi tecnologici per un valore di 3.500 euro. Sequestrate anche carte d'identità, patenti e passaporti falsi di vari paesi. I quattro avevano una vera e propria lista della spesa con un elenco di centri commerciali in Veneto, Emilia e Lombardia da visitare per una serie di colpi. Si muovevano come una coppia di Arsenio Lupin in gonnella le due donne specializzate in furti e danni di gioielleria arrestate oggi dagli agenti della squadra mobile della Questura di Venezia. Residenti nel Padovano sono accusate del furto di una parure del valore di 100.000 euro compiuto in una gioielleria del centro di Mestre il 13 novembre dello scorso anno. Entrate come facoltose clienti interessate ad alcuni collier, le due si erano fatte mostrare numerosi preziosi dal negoziante in un momento in cui una delle due lo distraeva, l'altra aveva sottratto dalla cassaforte aperta la parure. L'uomo si era accorto di tutto solo a furto avvenuto e aveva denunciato il fatto alla polizia. Grazie ad indagini meticolose e soprattutto alle immagini delle telecamere a circuito chiuso della gioielleria, i poliziotti alla fine sono risaliti alle due presunte ladre. Questa mattina hanno eseguito nei loro confronti l'ordinanza di custodia in carcere con l'accusa di furto aggravato in concorso. Un drammatico quadro di sovraffollamento nelle strutture penitenziarie che insistono sul territorio triveneto, gestito dal provveditorato dell'amministrazione penitenziaria di Padova, è stato dato oggi da Eugenio Sarno, segretario generale della UILP Penitenziari. Al 28 febbraio ha reso noto Sarno, a fronte di una capienza massima pari a 2.719 detenuti, si registrava la presenza di 4.570 carcerati. Il dato conferma il Triveneto
Veneto come una delle realtà a maggiori indice di sovraffollamento. Per contro, in Triveneto, rispetto agli organici previsti per il personale amministrativo, mancano 11 dirigenti penitenziari, 39 educatori, 63 assistenti sociali, 36 contabili, 113 collaboratori e 22 tecnici. E la polizia penitenziaria può contare su 2.365 unità a fronte delle 2.784 previste. La musica suscita emozioni, crea stati d'animo, predispone positivamente all'apprendimento e facilita la comunicazione. E proprio un convegno organizzato a Padova dall'associazione Join Us ha voluto dimostrare come la musica possa facilitare l'apprendimento delle lingue straniere. Ci dice tutto Luisa Bertini. Che cosa significa musicare le lingue? Adottare il binomio musica e linguaggio nei processi di apprendimento delle lingue straniere, con l'obiettivo di coinvolgere gli studenti, facilitandoli e suscitando in loro curiosità, emozioni e, perché no, anche facendoli divertire. Di questo tipo di esperienza didattica, che fonde musica, lingue e attività teatrali, si è parlato al convegno organizzato a Padova dall'associazione Join Us. L'obiettivo, dicevo, è quello di offrire delle modalità operative per dimostrare la fattibilità, la spendibilità, la funzionalità di questo raccordo. La neonata Associazione Linguistica e Culturale propone infatti attività culturali, corsi di lingue, di animazione teatrale, spettacoli, con l'obiettivo di motivare gli studenti. La nostra è un'associazione che è nata proprio dalla collaborazione di insegnanti e di genitori che vogliono stare insieme e cercare di collaborare per motivare i ragazzi. Il convegno, in particolare Musichiamo le lingue, vuole far comprendere meglio il binomio musica e linguaggio, che è sempre di grande efficacia nei processi di apprendimento, perché attraverso la musica è possibile apprendere più significativamente le lingue straniere. Filastrocche e canzoni per imparare le lingue straniere, ma non solo. Bisognerebbe farlo anche con il latino. Certamente sì, io credo in un discorso di universali linguistici. Più che mai tutte le lingue possono essere affrontate attraverso un discorso musicale. Lei pensi la musicalità di una frase di Cesare o di Cicerone. E siamo arrivati al momento della chiacchierata con il nostro ospite, torno a presentarvelo. Si tratta di padre Marco Gambardella della comunità missionaria di Villareggia. Padre Marco, abbiamo visto questo servizio che parlava di tanti linguaggi che si fondono attraverso la musica, attraverso la rappresentazione. In qualche modo la Via Crucis vivente che andiamo a conoscere oggi in questo spazio si lega, si trova in sintonia con questo messaggio. Esattamente, infatti. Anche quest'anno vorrebbe prendere in considerazione proprio l'aspetto della musica, dell'arte, oltre che la rappresentazione, insomma si cerca di fare un mix perché le genti possono pregare sempre di più. Ricordiamo di nuovo l'appuntamento, a che ora è e dove, per poter vivere le emozioni di questa Via Crucis vivente proposta dalla comunità. Esattamente, come ormai consuetudine da qualche tempo ci stiamo incontrando il sabato che precede la Domenica delle Palme, dunque sarà sabato prossimo, il 27 marzo. Alle ore 19 sarà un tempo almeno di 2 ore, così, di riflessione, di preghiera, di meditazione. Ci troveremo a Villareggia, nella nostra casa madre, la casa madre della nostra opera, fondata 30 anni fa da padre Luigi Prandin e da Maria Luigia Corona. Ecco, ci troviamo in questo ambiente anche naturale, ecco, saremo ai bordi del Po, come ormai tradizione consueta. Ecco, per vivere questo momento che vorrebbe permettere alle persone di entrare nella Settimana Santa con un momento di riflessione, di preghiera sempre più profondo, incentrando la propria vita sul Signore, sul suo dono per noi, e anche vedere come Lui la dona per i fratelli del mondo. Quindi vorremmo offrire attraverso questa opportunità la possibilità a tutti di aprire il cuore, ecco, alle realtà di sofferenza del mondo per le quali appunto il Signore muore per noi. Io faccio vedere questo manifesto, che è quello che accompagna la Via Crucis. Vedete una frase che è: togliete la pietra. Questo è sono le parole che avete scelto come guida per questa Via Crucis. In qualche modo è quello che dicevi tu, padre Marco, cioè togliere la pietra che evidentemente abbiamo sul cuore anche. Esattamente, sì. È un imperativo di Gesù, togliete la pietra, perché questa pietra è un po' anche il personaggio, diciamo, di questa edizione della nostra Via Crucis, quella pietra che tante volte chiude la vita delle persone,
Notiamo come nella vita, pur se Dio ci ha fatto per la vita, in realtà il peccato, il male, la sofferenza tendono a rinchiudere l'uomo. Certo. Tante volte anche il potere stesso rinchiude l'uomo nella sua solitudine. Lo rende in fondo sordo e cieco di fronte agli altri, anche nella propria vita sperimenta una profonda solitudine, si ritrova chiusi in un sepolcro. Chiaramente la Via Crucis vuole riflettere su quelle che sono delle situazioni di sofferenza estrema che l'uomo vive, alcune delle sofferenze, ne abbiamo sentite alcune anche nelle notizie precedenti, infatti. Per esempio, ecco, vedere come l'uomo rischia di ritrovarsi chiuso in questo, ma c'è un desiderio di vita del Signore. Questo nasce dalla sua potenza, la potenza d'amore, che lo porterà a risuscitare, ma a far risorgere anche coloro che si trovano in questo sepolcro. Appunto, noi stiamo vedendo tra l'altro, finché tu parli, stiamo vedendo alcune immagini dell'edizione precedente, quindi sono immagini che ci permettono di capire come questo messaggio che tu stai sintetizzando in poche parole abbia una fortissima efficacia emotiva, emozionale, proprio passare attraverso la rappresentazione significa esprimere questi concetti appena sintetizzati in maniera amplificata, direi, cioè la dimensione teatrale, drammaturgica, aiuta in qualche modo questo, esattamente, sì, questo lavoro. Infatti si tenta di entrare in questo proprio intanto attraverso una prima catechesi che viene sempre offerta alle persone, è la prima parte di questo momento di preghiera, quest'anno sarà Padre Luigi, appunto il fondatore, a dare questa catechesi, questo insegnamento alle persone che verranno, per poi immettersi nel palco che abbiamo predisposto all'aperto attraverso una processione. Chiediamo ai gentili telespettatori che verranno di poter uscire ordinatamente seguendo le fiaccole, certo. Così vorrà essere un momento di preghiera anche questo trasportarsi nel luogo della rappresentazione per immergerci ancora di più, quasi dal vivo, nella situazione che vivono tanti fratelli. Quest'anno in modo particolare questa solitudine, questa sofferenza che fa chiudere questa pietra sulla vita di tante persone vorrebbe considerare il disagio giovanile come prima scena. Sì. Vorrebbe considerare il dramma della droga, nel quale appunto tanti giovani proprio per questo disagio si trovano a vivere. Vorremmo prendere in considerazione l'ingiustizia verso i più deboli, che tante volte la nostra società esprime. Vorremmo esprimere anche il dramma di tante persone, come tanti immigrati clandestini, che si trovano a vivere un po' dappertutto nel mondo, situazioni che rischiano di togliere proprio il desiderio di vita a tante persone. Sarà per cui questa la prima scena che vivremo all'aperto, diciamo, sullo scenario che è stato predisposto, un'attualizzazione di queste sofferenze del mondo che rinchiudono l'uomo. Ma a questo seguirà una seconda scena dove si prenderà in considerazione quel fatto della risurrezione di Lazzaro, appunto un uomo che di per sé di vita ne aveva ancora tanta, ma si ritrovava già in un sepolcro. Certo. Ecco, Gesù sarà lui stesso a intervenire per quell'affetto, per quell'amicizia, per quella fraternità che sa esprimere il Signore a questo suo amico, fratello di sorella di Marta, e dirà nel pianto: togliete la pietra. Ecco la frase chiave, ma sarà la spiegazione, ma sarà il richiamo di quello che poi Gesù vivrà alla fine della sua esistenza, dando nella sua risurrezione speranza ad ogni uomo della terra. Ognuno di noi dovrebbe togliere la pietra. Quindi. Esattamente, questa pietra che però non è così facile da togliere, se non altro perché non tutti sono d'accordo nel voler dare vita a chi soffre. Ecco allora come avvenne appunto realmente per Gesù la disputa che i giudei metteranno in piedi di fronte a questo atteggiamento di Gesù con il quale si giustificheranno per accusarlo in fondo, anziché ringraziare per un dono ricevuto. Infatti. Troveranno il modo di contestare tutto questo e addirittura motivo per condannare Gesù. Perché evidentemente togliere le pietre fa paura. Fa paura, esattamente, lasciare la gente libera anche di scegliere, di potersi esprimere, di vivere alla misura dei propri doni, quelli che Dio dà, non è sempre così facile, certo. Tante volte dà fastidio, specie a chi detiene un certo potere, no? Per cui purtroppo i giochi sono sempre quelli. Certo. Questa seconda scena della risurrezione di Lazzaro, per cui questo Lazzaro che oltre alla pietra è l'altro personaggio centrale. Quelle persone, quelle situazioni di cui parlavo prima, il disagio giovanile, il dramma della droga, l'ingiustizia verso i deboli, il dramma degli immigrati, saranno rappresentate da alcune persone. Tantissime persone, c'è un coinvolgimento corale all'interno della rappresentazione. Esattamente, abbiamo una cinquantina di persone, molto semplici, nessuno ha mai studiato in fondo teatro, qualcuno ha riscoperto delle doti particolari, per cui sta dando da tempo proprio questo dono, si sta mettendo al servizio dell'Evangelo.
evangelizzazione attraverso il teatro, la voglia anche di fare una brutta figura, il coraggio di rischiare anche in questo modo, ma vediamo che, visto che questi momenti sono preparati da una grande preghiera, da una grande preparazione spirituale, alla fine il Signore veramente sa fare tanto con quel sì detto da ciascuno. Quindi, con i propri doni. È lui il primo ad aiutarvi. Il Natale è sempre lui, ci mettiamo al suo servizio. Ed è in questo senso che allora i personaggi che in modo particolare rappresenteranno le quattro situazioni di disagio si ritroveranno a essere questo Lazzaro, ecco, a questo Lazzaro rinchiuso in un sepolcro prima del tempo. La terza scena allora figurerà il dialogo che Gesù avrà con i suoi discepoli, ecco, per spiegare un po' la parabola della sua vita, questo mistero della vita che è fatta anche di passione, fatta anche di morte, per arrivare a una risurrezione. Certo. Ecco, Gesù si ritira con i suoi per dare un tempo di riposo, ma anche per spiegare, ecco, tutto questo, per insegnare la strada della vita che passa tante volte proprio attraverso il sepolcro, attraverso la morte, attraverso un'apparente sconfitta. Padre Marco, dicevi prima che ormai siete alla 16ª edizione della Via Crucis, sì, Vivente, quindi un'esperienza collaudata. Quanta gente vi segue? Quante persone hanno partecipato? Se avete stimato le presenze delle edizioni precedenti? Stanno venendo sempre più numerosi, ormai da un bel po' di tempo, ma quasi dai primi anni stiamo superando la soglia delle 1000 persone. È più di 1000 persone. L'anno scorso siamo arrivati a 1500 ed è interessante notare che l'anno scorso la giornata prevista era una giornata di pioggia, dal mattino ha piovuto, per cui la gente è partita nella pioggia per arrivare a Villaregia, dove invece dalle 2:30 del pomeriggio il Signore ci ha dato un bel pomeriggio di sole che ha asciugato tutto fino alle 10:30 di sera, quando, ritirando l'ultimo cavo dei tecnici della trasmissione, ha ricominciato a piovere. Dunque la gente non è partita col sole arrivando nella pioggia, è partita nella pioggia vedendo, ma siamo arrivati a 1500, ecco, l'ultima corriera è arrivata proprio al momento dell'inizio della... Vorrei far vedere, abbiamo ancora un paio di minuti a disposizione, questo manifesto che sintetizza l'obiettivo, la concreta opera d'aiuto che attraverso le persone che arriveranno a Villaregia e che si sentiranno di contribuire a quest'opera, voi sostenete. Esattamente. Vogliamo dire allora qual è questo progetto? Sì, come missionari operiamo in 7 comunità all'estero, una di queste si trova in Costa d'Avorio, nella periferia della capitale economica, Abidjan, nel quartiere che si chiama Yopougon. Ecco, in questa missione abbiamo messo in piedi una biblioteca. Ecco, può sembrare una cosa minima, un progetto minimo, in realtà se ricordiamo che la Costa d'Avorio dal 1999, la vigilia del Natale 99, è entrata in una gravissima crisi economica, politica e militare, vari colpi di Stato si sono susseguiti, difficoltà. Ecco, i problemi che già un po' c'erano in questo paese si stanno amplificando, e in modo particolare troviamo tanto disagio giovanile, anche chi ha la possibilità di frequentare la scuola, l'università, sono la minima parte degli studenti. Teniamo in considerazione che in Costa d'Avorio ancora si parla del 50-51% di analfabetismo. Quindi una biblioteca che per noi sembra una cosa insignificante, si è prevista invece una biblioteca, già attualmente sono 1200 gli studenti che se ne servono, che vengono anche da altre zone della città, abbiamo più di 3000 testi, qualcuno offerto anche da qualche organismo locale. Ecco, però sentiamo importante questo, dare un segno di speranza, altrimenti rischiamo di avere ancora tanti giovani nel disagio, disperati anche per la disoccupazione, per la possibilità, sono iscritto a scuola, mi mancano i testi, come fare? Ecco allora il desiderio dei missionari di tirar fuori dal sepolcro, no? Di poter ridare anche loro la stessa vittoria che Gesù dare luce attraverso un libro, in questo caso. Esattamente, sì, per poter crescere nella propria formazione professionale, umana, ecco, poter arrivare anche a termine degli studi, poter fare quelle ricerche necessarie per i compiti in classe necessari, per gli esami necessari. E tutti noi sappiamo quanto la cultura sia uno degli strumenti più importanti per affrancarsi anche dalla schiavitù, avere consapevolezza di sé, del mondo che ci circonda, avere la possibilità di scrivere le nostre idee, i nostri pensieri, di poter leggere i pensieri degli altri, penso sia uno degli strumenti di libertà più importanti, quindi la biblioteca ha un valore assoluto, anche se noi nella bambagia culturale in cui viviamo magari tendiamo a sottovalutarla. Padre Marco, io vedo che abbiamo esaurito il tempo che avevamo a disposizione.
diamo appuntamento a tutti per sabato sera, allora. Esattamente, vi aspettiamo, c'è il parcheggio per ecco, tutti. Ecco, infatti qualcuno magari si sarà spaventato perché centinaia di persone, di macchine, di autobus che arrivano, possono far dire, oddio, io non riuscirò ad entrare, invece no. No, l'importante è arrivare magari un po' prima, chiaramente. Arrivare per tempo perché il tutto comincia alle 19, quindi arrivare per tempo, ordinatamente, e seguire anche alla luce della preghiera questa occasione di incontro e di condivisione che propone la comunità missionaria di Villareggio. Ringraziamo anche per quanti pregheranno per noi da lontano, non potendo unirsi, e salutiamo tutti. Allora, un grazie a Padre Marco Gambardella della comunità missionaria di Villareggio per averci fatto compagnia in maniera così efficace, devo dire anche. Con voi invece, molto più modestamente, ci ritroviamo alle 16:30 per l'edizione flash del TG Apitardi.